Bella raga, a tutti dal Comendone Veneziano, siamo su Pro Cycling Manager, dopo la grandissima impresa del primo tour vinto, prima vittoria con il team Apostoli, la Vuelta de San Juan portata a casa, quindi adesso abbiamo un'altra, abbiamo veramente la Vuelta Andalusia, Ruta del Sol, e andiamo. La prima tappa comunque è una tappa di pianura, quindi possiamo anche simularla. Ok, il cume dov'è? Ok, 113esimo, perfetto. La seconda, se non erro, è già una prova a cronometro e quindi ce la spariamo. Dai, vecchio, su. Yes, 8.6 km cronometro, ci becchiamo in gara. Raga, tocca subito a noi. Vedete che non siamo andati molto bene. Vai raga. Una prova a cronometro bella cazzuta. Solo che noi non siamo proprio portati per tappe, diciamo così. Siamo primi dopo il primo intertempo. Però di certo non è il nostro pane questo, eh. Mancano 3 km. 2 km. Ok, gli ultimi metri, vediamo come finiamo. Primi con 29 secondi di vantaggio, quindi neanche tanti. Io penso che sarà un po' dura rimanere in testa, quasi impossibile, c'è tanta gente forte. E comunque, sì, non è proprio le mie prove a cronometro non sono proprio queste, ecco. Veloci e, cioè, diciamo, poco lunghe e tutte pianure. Per il momento teniamo 2 secondi di vantaggio su Craddock. Ma ne mancano ancora tanti, mi basterebbe finire in, già finire in top 5 sarei contento, però vediamo, io il mio l'ho fatto. Ne mancano ancora 80 però, 79, mamma mia, Nathan Jackman un secondo, li ho tenuti tanti, cioè tante posizioni le ho recuperate, eh. Ma ne mancano ancora 62, tutti i big mancano. Mamma mia, è stato per... Oh, Watt Poles mi supera. Quindi anche Stefan Kung, uno dei strafavoriti. Sarebbe bello finire in top 5, ma la vedo alquanto difficile. Ne mancano ancora 40. Quarto posto, quinto posto. Onestamente ho fatto il possibile. Beh, top 10 spero di sì. Top 5 ormai la vedo dura, ne mancano 27. Sarebbe bella la top 5, ma la vedo alquanto impossibile la top 5. Ne mancano 15, obiettivo. Primi 10 nella classifica di... Beh. Sesto posto fuori dalla top 5, ma... la squadra mi ha chiesto top 10 e ci... No, ancora non siamo sicuri. Ottavi. Yes. Ottavo posto, va bene. Va bene, va bene. Obiettivo raggiunto. Vediamo se sono contenti. Buona, ok. Perfetto. La Vuelta Andalusia. Questa è una tappa di collina che dovevo fare, vai! Ok ragazzi, mancano 12 km. E adesso dobbiamo cominciare a fare qualcosa, siamo alla salita. There's a sustained rhythm at the moment. Some riders definitely won't be able to keep up. 10 kilometers to the finish line.
e vediamo se riesco, ho le gambe per andarmene. Vediamo se ho le gambe per andarmene. Gel. E vediamo se ho le gambe per andarmene. 24 secondi abbiamo preso io e Ewan. Posizione aerodinamica. 5 km remaining. Non ce la facciamo ad andare purtroppo. Io provo ad attaccare. Another attack. This time it could go all the way. 2 km e 3, ma sono tutti là. And the final sprint is off. Who's going to be the first to the line today? Proviamo a scattare, ciao. Ewan se ne va, purtroppo. Vince bene, vince anche molto bene. E non avevamo neanche trovato la top 10. Mamma mia. Primo attacco fallito miseramente in una tappa che non era mia comunque, neanche nella top 20. Ma puttana miseria. Che schifo. Che schifo. Bravo Caleb. 81-84, questo è proprio forte nelle classiche colline. Cioè comunque sono le sue gare. Più di così non potevo fare 21esimo. Vabbè. Classifica giovani. Beh, contento. Quello che devo fare lo sto facendo. Ma lui vuole che vinca la classifica giovani. Aspetta, aspetta. Complimenti, siamo proprio che tu prima hai appena tirato il picco di forma. Un po' più del normale. Perfetto, sono proprio impiccata nella tappa giusta. Questa è anche dura, ragazzi. Ed è molto dura. Andiamo per cercare di portare a casa la Vuelta a Andalusia. Ci sono le classifiche. Ok ragazzi, 6 km e 6. Adesso tocca a noi. Vai. Siamo già a pendenze del 10,5%. Abbiamo un picco di forma strepitoso, quindi... The escapees have surrendered. Dobbiamo cominciare a tirare adesso. Vai Kuma, il Kuma prova ad andarsene. Prova ad andarsene, galoppene Thomas. 5 km remaining. Veneziano prova a salire. Dai Kuma, dai Kuma, dai. Dai, dai, che Geraint Thomas non ce la fa. Ok, il gel ce l'abbiamo. E Veneziano va su come un treno, ragazzi, non ce n'è, secondo me non ce n'è in questa. Non ce n'è in questa, non ce n'è. Troppo picco di forma, l'ho scelto appositamente per le prime due gare, Argentina e Ruta du Sol. Mamma mia, Veneziano sontuoso, li sta massacrando tutti. Signori, non ce n'è per nessuno oggi. Oggi sono io il re. Oggi è Veneziano il re. 1 minuto e 10. Questo è il Kuma che vogliamo, troppo in forma, troppo più forte oggi. Troppo, troppo più forte. 1.35. And the final sprint is off. Who's going to be the first to the line today? E mi vado a prendere la tappa. Falling behind. A team leader is falling behind.
e mi vado a prendere tappa e giro. Yes. Congratulations. He showed determination. Vediamo quanto do. Mamma mia che vittoria, signori. Ma ripeto, era tutto pronosticabile, ho scelto io di fare bene all'inizio. Gli altri ancora non si vedono. Mamma mia, cosa ho dato? 3 minuti? 3 minuti e 20, mamma mia. Ciao ragazzi. Ciao Grant Thomas, Tony Galopin, tutti questi stanno preparando Chris Froome chiaramente per i giri nobili, quindi è chiaro che sono super mega fuori forma adesso. Però intanto ho portato a casa la vittoria, seconda vittoria, perché l'ultima gara sarà una formalità. Ho portato a casa, spero, se non mi ricordo, mi sembra che sia questa quella più grossa di montagna. Spero, comunque 3 minuti insomma, cioè, veramente ho fatto qualcosa di incredibile. E quindi intanto mi tengo queste gare per il momento, va benissimo. Cioè, è chiaro che raga, arriveremo a metà stagione, verso la fine, che saremo distrutti. Però intanto abbiamo già portato a casa 2 giri praticamente, cioè, non mi sembra una cosa schifosa, ecco. Grande, grande veneziano. Qua veramente ho dimostrato che sono un fenomeno, sì. Però ripeto, grazie anche a una forma ovviamente strepitosa. Ok. Andiamo all'ultima gara. Bene, bene, non mi esalto perché lo sapevo che questa poteva essere una... l'Argentina non aspettavo subito la prima, però questa mi aspettavo perché avevo proprio fatto come obiettivo della stagione, quindi... Insomma, mi aspettavo un'impresa del genere. No, c'è la tappa collinare, però teoricamente non dovrei vincerla, però dovrei portare a casa il giro. Se 3 minuti e passa, dovrei farcela tranquillamente. Salvo proprio cadute con infortuni, ma speriamo che no. Ok ragazzi, ultima tappa, final tap in un inglese che ormai è sempre più perfetto. Però abbiamo ancora, aspetta. Sì, se avviciniamoci, cerchiamo di andare. Ecco però, abbiamo ancora discesa acrobatica. Ok, manteniamo la position. Possiamo avanzare ancora un pochino più veloci. Ma porca miseria, ma non ti ho mica detto di starmi. Ecco, se sono le cagate che fa il cume nelle piccole salite collinari, che ogni tanto si rimbambisce. Devono essere come Eddie Merckx, cazzo, dei cannibali. Morto anche Felice Gimondi, che aveva un saluto a Felicione. Che... qualcuno lo definisce l'eterno secondo, ma ripeto, forse è meglio vedere i libri di storia. Cioè, è chiaro che ho avuto la sfortuna di incontrare il più grande ciclista della storia, però insomma, vincere gare importanti, giri con Eddie Merckx vuol dire che non sei proprio una pippa, anzi sei un fenomeno. Cioè, senza Merckx praticamente vinceva 5.000 giri, 5.000 tour. Oh, siamo arrivati, che bello. Ok, stiamo qua con loro perché ho paura. Cioè, in collina abbiamo 79. Possiamo, comunque l'ultimo tratto di montagna, quindi possiamo spaccare anche la... Infatti comunque il cume sta tirando, eh. Io direi di tirare anche se possibile. Ok, e adesso arriva sì il salitone. E veneziano ci prova, cannibale cube, cannibale cube. Ecco il cannibalone, grande veneziano, grande. Però qui abbiamo Wellens, che è molto più forte in accelerazione. Ecco, tiriamo e basta. Oh, bravo, cume 18 secondi dal primo, ma siamo finiti. Siamo veramente finiti, 24, 21... manca 1,6 km, ai. 29 però. Sto facendo fatica anche lui, attenzione ragazzi. 31 secondi, manca l'ultimo chilometro. Che è tutto in una salita devastante. No, ce la possiamo fare ragazzi, eh.
Incredibile, veramente un giro dominato da fenomeni. Mamma mia, raga. Altra tappa. Yes! E anche questa nostra. Massacrati tutti. Non esaltatevi, nel senso, non abituatevi troppo bene a questi successi che non ce l'hanno sempre, magari. Però col picco di forma, ragazzi, cioè col picco di forma mia e con la forma minima loro, li massacro, e questa è già una bella soddisfazione. Mamma mia, signori, che cume. Cioè, per esempio, adesso se vado al Giro d'Italia, io al picco di forma, o Tour de France, e loro al picco di forma, mi massacrano ancora adesso. Però... Achievement, bravo Kuma. E bravo Kuma. Mamma mia, qua veramente ero 12 vittorie, 13 con la vittoria anche del giro. Infatti c'ho primo, Vuelta, primo, là, e vittoria di tappa 4-5, 5-6, cioè proprio inizio sontuoso, ragazzi. Ti voglio solo così vedere le classifiche. Ma questa è la Cicla World Tour della Continental, siamo in fuga per il momento. La Super Prestige anche, ma purtroppo non durerà ancora a lungo, però intanto... Buono raga, la prossima, il calendario ci dà come prossima ci dà partecipazione a squadra obbligatorio. Ok, settimana internazionale Coppi e Bartali. Ok, beh, cacchio, questa squadra, possiamo far bene anche qua se la forma c'è. Se andiamo a vedere l'allenamento. Allora, vedi, aspettiamo un attimo la pausa, facile, medio, ok, così ci riposiamo, anche la stanchezza per il momento non c'è, perfetto, raga, sotto il commento della variazione, inizio semplicemente divino, ciao!